10 milioni di euro di lavori, finanziati da Regione, Stato e Autorità Portuale. È il costo del primo lotto di adeguamento della foce del canale scolmatore dell'Arno tra Livorno e Calambrone, inaugurato stamani dal governatore Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale alla protezione civile Federica Fratoni, dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin e dal consigliere regionale Francesco Gazzetti. Lavoriamo, ecco, intanto l'allestimento della foce sullo scolmatore, 8 milioni che la Regione ha messo, sono importanti per tutta la piana da Pontedera fino a Pisa. Lo scolmatore è scolmatore d'Arno, va tenuto pulito e adesso noi vogliamo proseguire togliendo il tappo che c'è tra i navicelli e l'ingresso nel porto di Livorno. Poi entro l'anno, e dragandolo, entro l'anno metteremo in appalto per altri 15 milioni la ripulitura del canale scolmatore fino a Pontedera, prevedendo il consolidamento spondale. Insomma, è un evento importantissimo per l'assetto idrogeologico della Toscana. Nell'occasione Rossi ha effettuato anche un nuovo sopralluogo a Livorno per le opere di messa in sicurezza dopo la terribile alluvione che ha colpito la città labronica il 10 settembre scorso, arrivate ormai a circa l'80% degli interventi previsti. L'obiettivo che abbiamo insieme anche al Comune è che tanto il Rio Ardenza, tanto il Rio Maggiore, tanto tutti gli altri interventi siano fatti mettendo queste zone in condizione di poter sopportare quello che viene chiamato un evento di ritorno cinquecentennale, non perché si verifica tra 500 anni, purtroppo potrebbe verificarsi anche ora. Un evento analogo, riducendo quanto più possibile il rischio. Il commissario Rossi ha infine reclamato lo sblocco per Livorno dei 25 milioni di euro chiesti fin dall'ottobre scorso per i danni subiti dai cittadini e i 25 per quelli patiti dalle imprese.